Domenica 18 marzo 2018, le immagini che vi arrivano sono quelle del Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, la decima giornata di ritorno del girone Ovest di Serie A2 è Virtus Roma Moncada Agrigento. Un buon pomeriggio da Emanuele Blasi e da Alessio Teresi. Allora Alessio, ci ritroviamo di nuovo qui a distanza di una settimana, doppio impegno casalingo per la Virtus Roma, sconfitta 7 giorni fa da Cagliari e in una situazione di classifica a dir poco drammatica, 14 punti, incubo playout dietro l'angolo, praticamente mission impossible per Piero Bucchi, subentrato domenica scorsa a stagione in corso, e una mission impossible che ovviamente riguarda anche dalla parte opposta una squadra che invece, ottava in classifica, sta lottando con le unghie e con i denti per rimanere nel treno playoff. Sì, 30% di budget in meno rispetto agli scorsi anni, sono andati via da Agrigento giocatori importanti come Chiara Stella, come De Laurentiis, è rimasto il capitano Evangelisti, due americani nuovi, a dire la verità uno è un cavallo di ritorno che è Williams, però Agrigento, la giovane Agrigento di Franchino Ciani al 7° anno alla guida della formazione siciliana, è all'ottavo posto, come dici te, in piena zona playoff, e questa sera ha un'occasione molto ghiotta di dare il colpo del KO, una Virtus tramortita dalla sconfitta all'overtime di domenica scorsa contro Cagliari, di contro una Virtus che deve reagire per forza a un momento di grandi difficoltà, vedremo se riuscirà a farlo questa sera contro una squadra rognosa, tignosa come quella di Franco Ciani, però Manu ci vuole e ci deve essere una reazione questa sera in casa virtusina. Agrigento che tra l'altro arriva a questa partita con 3 vittorie nelle ultime 4 gare e quindi anche in una fase di slancio totale, con un parziale 12-12 per quanto riguarda le vittorie e le sconfitte, 24 punti in classifica che sono 10 in più ovviamente della Virtus Roma. Tanto le squadre stanno per entrare in campo, vedevamo nel riscaldamento Jacopo Vedovato in panchina, ce l'abbiamo anche nel roster, vediamo se magari sta solamente in panchina o se ci sarà per lui la possibilità di rientrare in gruppo. Sì, rientra finalmente Jacopo Vedovato, si è sentita molto la sua mancanza, più che altro mancanza di lunghi nel pittorato per la Virtus. Roma parte con lo stesso starting five visto contro Cagliari, ossia i due americani Landi, Chessa e Tommy Baldasso, dall'altra parte Williams, Evangelisti, Cannon, Ambrosini e Zilli. Attenzione a Zilli, un giocatore che addirittura proviene da un anno da senior ad Asheville con gli Asheville Bulldog, nazionale under 20, reduce da un infortunio, giocatore da tenere d'occhio, un giovane molto molto interessante, Manu. E allora la sirena dei 24 suona per l'inizio di questa partita, ovviamente uno contro uno tra Roberts e Cannon, già pronti sul cerchio di metà campo per la contesa, la prima e ultima della gara, visto la regola della freccia, si salta poi il contatto con il pallone, va a premiare proprio Williams che va subito a mettersi in proprio contro Baldasso, l'uscita dei blocchi ancora per Agrigento che può attaccare con Evangelisti, il blocco per lui, attacca il centro dell'area, poi ci ripensa il lob molto bello per quanto riguarda dentro fuori per Agrigento, decide Cannon, attenzione perché è il fattore per quanto riguarda coach Ciani, uno che insomma viaggia a buone medie. Sì, 2014-2015 con la numero uno della Northwest Conference Player of the Year, giocatore che ha vinto ultimamente anche il premio come miglior giocatore della Serie A2 girone Ovest del mese scorso. Intanto dall'altra parte Lee Roberts per la prima parità a quota 2. Interessante il duello proprio con Zilli e lì saranno sportellate tra i due. Adesso Zilli è accoppiato con Aristide Landi, poi ancora un lob per Williams, stavolta arriva in ritardo l'aiuto dal lato debole di Massimo Chessa e quindi sono altri 2 punti per la Moncada, 4-2 dopo un minuto scarso, il consegnato ancora per Massimo Chessa che deve comunque reagire alle ultime prestazioni, ancora per Aaron Thomas che trova una via di fuga dalla difesa, realizza, subisce e tiro libero supplementare. È indicativa la stretta di mano tra Landi che è esultato e coach Bucchi, segno che forse qualcosa si è riuscito a fare a livello di coesione di questa squadra negli ultimi giorni. Va in lunetta Aaron Thomas, croce d'elizia della Virtus nell'ultima partita, quella contro Cagliari, come certo ricorderemo tutti. Un ultimo possesso umano piuttosto rivedibile del ex giocatore dei Florida State Gators che balze purtroppo l'overtime alla Virtus.
Cannon porta subito il pallone dalla parte opposta, poi si affida Evangelisti, intanto 5-4 per la Virtus in virtù del libero realizzato proprio da Aaron Thomas, ancora Evangelisti contro l'americano, l'arresto, il tiro di tabella, come dicono quelli bravi, due punti anche per Evangelisti che è di riffo di raffa un fattore ogni volta. Sì, insomma ormai è la bandiera, il capitano, tanto baldasso da tre punti, primo ferro, l'imbalzo lungo, premia ancora Ristinelandi, ancora Roma in attacco, Chessa, arresto, tiro storto che non entra, lotta rimbalzo, ne esce fuori vincitore Cannon, diciamo appunto al volo di Evangelisti, insomma accordo in scadenza nel 2018, rinnovato lo scorso anno con la formazione argentina, 15 punti in 36 minuti nella gara vinta domenica scorsa contro Rieti, intanto fallo di Tommy Baldasso. Primo fallo per lui, rimessa affidata proprio ad Evangelisti, a Marco Evangelisti, l'uscita dai blocchi, premia Williams ancora in punta. Ancora il palleggio insistito dell'americano, l'uscita dai blocchi per quanto riguarda ancora Grigetto, l'arresto, il tiro è lungo, il rimbalzo è di Roberts e Roma che può ripartire senza fermarsi ancora, Roberts fuori per Tommaso Baldasso, l'uno contro tutti, ancora per Roberts, attenzione ai passi di partenza, non è un problema per lì Roberts, segna ancora, subisce ancora e avrà anche lui un libero supplementare. Stavolta l'high five tra Piero Bucchi e Tommy Baldasso, buona penetrazione di Roberts, subisce il fallo, andrà in lunetta con il tiro libero supplementare, un Roberts che aveva giocato un gran primo quarto, ricordiamolo, contro Sassari la settimana scorsa nella sfortunata gara, chiusa 27 punti con 9 su 16 dal campo. Ovviamente i due americani sono quelli che danno il fatturato in termini di punti maggiore alla Virtus, Manu però tu lo sai meglio di me che per cercare di ottenere questa agognata salvezza ci vorranno i punti degli italiani. Assolutamente, perché in due non si fa una squadra e quindi diventa complicato poi gestire tutto anche per Piero Bucchi, lo ricordiamo subentrato domenica scorsa e ritornato sulla panchina della Virtus, qui forse un contatto non visto dagli arbitri, una spinta su Massimo Chessa, lettura perfetta difensiva da parte proprio di Lee Roberts e fa partire proprio il kamikaze che si va ad affidare ad Aristidelandi, arresto, tiro in posizione centrale, rimbalzo di Roberts che non trova il fondo della retina per un non nulla, ma Roberts è molto presente fuori e dentro l'area, soprattutto a rimbalzo, in questa circostanza è molto sul pezzo, solo 4 rimbalzi per lui, tanto attenzione alla tripla di un killer come Evangelisti che ridà di nuovo il vantaggio alla formazione ospite, 3 su 5 da 3 domenica scorsa contro Rieti per Evangelisti. 7 minuti alla fine di questo primo quarto, si va da Aristidelandi, ancora per Lee Roberts, uno contro uno, lo scarico fuori a mano aperta per Aaron Thomas, finta contro finta, va fino in fondo con la mano sinistra, tira con la mano destra, vorrebbe il contatto non fischiato ma un canestrone di Aaron Thomas, c'è bisogno ovviamente di lui, poi Williams corre come non mai a canestro, subisce però il fallo in precedenza ancora da Aristidelandi, primo fallo per il gladiatore. Ed è partito senza alcun problema Pendarvis Williams, il prodotto di Norfolk State Spartans, giocatore nato a Filadelfia, ricordiamolo già da Agrigento nella stagione 2014-2015 con 26 partite all'attivo, poi una breve parentesi alla Virtus di Bologna, 11 partite con 83 punti e un passaggio alla D-League americana nei Maine Red Claws, intanto c'è un altro fischio da parte degli arbitri a punire Thomas, Manu, non ho visto esattamente che cosa sia successo. Credo che il sorriso ironico di Aaron Thomas sia la sintesi perfetta, un contatto molto velleitario tra i due, punito dalla terna arbitrale e quindi sono 3 liberi addirittura per Marco Evangelisti, possibilità di risorpassare la Virtus, in questo momento pareggio, 10 pari, 6 minuti e mezzo alla fine di questo primo quarto, altro libero in arrivo per Evangelisti, Aaron Thomas Alessio che vedo un pochettino nervoso. Sicuramente c'è tensione per i giocatori americani che sono stati un po' anche criticati, soprattutto Thomas per l'ultimo possesso la settimana scorsa, intanto 3 su 3 di Evangelisti, giocatore valdarnese che gioca pensa pro da 15 anni, ha avuto l'onore di giocare anche a Rieti in Serie B1 insieme ad un certo Antonello Riva, insomma giocatore navigatissimo che sa sempre cosa fare al momento giusto di ogni gara. Baldasso
non sfrutta il blocco di Roberts, poi proprio il 24 vorrebbe lo schiacciato a terra per Massimo Chessa, capisce tutto Williams che scarica in angolo, ancora Williams, si lotta sotto tra Zilli e Aristidelandi, uno contro uno, il consegnato ancora per Williams, cambio difensivo, Aristidelandi rimane sull'americano che si arresta, il tiro, poi rimbalzo di Lee Roberts viene sporcato per un secondo ma va a finire nelle mani proprio di Tommy Baldasso, l'uno contro uno per Baldasso che va da Aristidelandi, che va ancora da Aaron Thomas, che si affida ancora a Tommy Baldasso, Roma che però lavora tutto sul perimetro, poi passaggio di Baldasso per Aristidelandi, trova, se non vado errato, un canestro da due punti ma molto pregevole. Sì, Landi è uno dei pochi a salvarsi domenica scorsa, se non altro per una percentuale di 50% dal campo, 4 su 8 per lui contro Cagliari, long 2 a segno per la parità 4-12, intanto il palleggio di Evangelisti, arresto, tiro da tre punti, non c'è taglia fuori, c'è il rimbalzo di Roberts, si va dall'altra parte. Subito con il passaggione per quanto riguarda Tommy Baldasso, va Aristidelandi a raccogliere questo touchdown. Interferenza per quanto riguarda la difesa di Agrigente, quindi canestro valido per il numero 15 della Virtus Roma ed è ancora più due per la squadra di Piero Bucchi che comunque sta sul pezzo, sta sulla partita almeno per questi primi 5 minuti. Sì, però ricordiamo che furono anche 26 punti messi a segno domenica scorsa contro Cagliari nel primo quarto, intanto fallo nettissimo alle soglie dell'antisportivo, direi, di Chessa sotto canestro. Stavamo dicendo che il problema di Roma più che altro nei quarti e nel terzo quarto. Nel match di andata subì un parziale all'inizio del terzo quarto con cui all'epoca coach Becchi riuscì a mettere una toppa schierandosi a zona che fu però disintegrata nel quarto quarto dalle triple di Pepe, un giocatore che vedremo più avanti molto probabilmente sul parquet, che con 18 punti mise KO definitivamente la Virtus, la seconda Virtus di Becchi. Tanto 1 su 2 per quanto riguarda Cannon, quindi si rimane sul più 1 per la Virtus, Baldasso fino in fondo, l'appoggia a tabellone, non trova il fondo della retina, trova però un fallo, Lee Roberts tra tante mani, tante braccia e tante gambe, proprio il 24 va a subire un fallo da il numero 14 Lorenzo Ambrosin, che ha trovato spazio invece nelle rotazioni di coach Ciani proprio per l'infortunio del play Ruben Zugno, che abbiamo visto fare il riscaldamento ma ancora non ha visto il parquet. Sì, Ambrosin, intanto c'è un gioco di prestigio che non ha buon fine di Thomas, che andrà in duetta comunque per i liberi. Sì, di Ambrosin dicevi, 9 punti 30 minuti domenica scorsa contro Rieti, giocatore che arriva dalla serie C Gold, dal basket Jesolo, settore giovanile della Reir, scudetto under 15 nell'annata 2011-2012, uno dei tanti giovani interessanti appunto di Agrigento, insieme a Zilli, insieme anche a Pepe, a Guariglia, Lovisotto che vedremo dopo, Cuffaro. A segno il primo libero di Aaron Thomas, vediamo se anche il secondo va, così non è, 1 su 2 per Aaron Thomas, si rimane 15-13 più 2 in possesso di distanza tra la Virtus e la Moncada. Williams, compiti di playmaking ovviamente per lui oggi, si va da Zilli, si va ancora da Evangelisti, l'uno contro uno con Aristidelandi, poi Zilli trova un pertugio che viene prontamente chiuso dalle mani di Lee Roberts, palla contesa, come si diceva una volta, palla alla difesa. Sembrerebbe di sì, vediamo la freccia cosa dice. Sì, possesso per la Virtus Roma, Franco Ciani sta parlando intanto con uno degli arbitri. Diciamo appunto di Franco Cenu, dei Santoni della pallacanestro di Agrigento, settimo anno per lui, ricordiamo per lui anche una finale promozione per salire in Serie A contro Torino, insomma una vera e propria istituzione, e in quella finale con questa Agrigento giocava proprio Evangelisti. Baldasso, l'uscita di Aaron Thomas che va a ricevere, poi attacca l'area, lo scarico fuori per Aristidelandi, piedi a posto per Aristidelandi che timbra la prima tripla della serata e anche il massimo vantaggio per la Virtus, più 5 in questo momento, 18-13 consegnato per Williams, la Moncada che cerca di rispondere, step back di Williams che si mette in proprio e fa vedere cosa è capace di fare un giocatore che viaggia a 12 punti di media e 6 rimbalzi quasi a gara.
La tripla di poco fa è un po' una liberazione per Aristide Landi, che all'andata sparò 0 su 8 alla Palamoncada, un vero e proprio incubo per il giocatore potentino. Intanto Baldasso ancora per Chessa, il quale si prende la tripla in and out. Rimbalzo però è di Tommy Baldasso, buona reattività della Virtus a rimbalzo. Manu, Roma molto presente, almeno a rimbalzo offensivo in questo momento. Ancora Baldasso cerca lo scarico per Chessa, stavolta è una fucilata sui piedi che non trova ovviamente le mani del numero 10, ma trova una rimessa per quanto riguarda la Moncada. 3-14, da rivedere ovviamente questa azione, da non rifare soprattutto. Il primo vero grande errore della Virtus in questi primi 6 minuti e 45 secondi del primo quarto sul più 3. Il palleggio ancora di Pendarvis Williams, gli lascia un po' di spazio Baldasso, trascorrono i secondi, 10 per chiudere l'azione d'attacco per la formazione maglia blu. Manu, Evangelisti cerca una mandracata, poi il rimbalzo è di Cannon, il fallo dovrebbe essere di Aristide Landi, andiamo a vedere, dovrebbe essere il suo secondo fallo, si accusa anche Aristide Landi, così è, secondo fallo di Aristide Landi, e quindi Piero Bucchi chiama subito Filloi sul parquet, va a sedersi proprio il 15 della Virtus Roma, che fin qui, come dicevi, la tripla l'ha messa. E quindi diciamo una sorta di tappo tolto a questo 0 su 8 firmato la scorsa volta. Si entra in campo anche Filloi, 2 punti soltanto in poco più di 16 minuti contro Cagliari. 2 su 2 di Cannon, attenzione ai falli perché ricordiamo insomma quel quarto drammatico periodo contro Cagliari con 4 falli di Roberts, 3 di Maresca, poi il famoso quinto fallo di Roberts, un po' tutti i lunghi della Virtus che avevano dei grossi problemi e che fecero far molto male alla formazione romana a Stevens. Intanto sotto la palla per Tobas che con la mancina va a realizzare. Linea immaginaria vista solo da Roberts, Thomas segna il 20-17, 2 minuti e mezzo alla fine, Tommaso Baldasso contro Williams che si arresta, tiro da 3, mi sembra si sia messo un leggermente ritmo al numero 11. Già. Lui è 3 su 6, solito un tiratore al 50% domenica scorsa, giocatore dicevamo di Filadelfia, ancora occhio a Baldasso che sta per combinarne una delle sue, si apre bene Filloi per il tiro da 3 punti, tripla del Pampero Filloi. Pick and pop molto ben realizzato da Filloi che stavolta trova il fondo della retina e trova il 23° punto Virtus in questo primo quarto. L'uscita dai blocchi non va a segno, il passaggio di Cannon che aveva visto con la coda dell'occhio il movimento di Williams che però si era già spostato ulteriormente, quindi rimessa a favore della Virtus Roma, girandola di cambi fa il suo ingresso con il numero 40 Simone Pepe, quello che tu dicevi insomma aver fatto 18 punti nella gara di andata, va a accomodarsi in panchina anche Zilli e torna sul parquet, anzi fa il suo ingresso Tommaso Guariglia che diciamo qui a Roma ha cresciuto un pochettino le sue doti da cestista. E tu lo conosci bene, no, tornando a Pepe, 10 stagioni all'Amatori Pescara, dove lo scorso anno viaggiava 21 punti di media, ha girovagato quest'estate alla ricerca di un ingaggio, venne anche a Roma, lo ricordo bene, nel giugno dello scorso anno a fare un tryout, poi Roma decise dopo quel tryout di prendere Donadoni e non Pepe, probabilmente fece male perché un giocatore come Pepe avrebbe fatto comodo alla formazione virtusina. Thomas per intanto Jacopino Vedovato che entra e purtroppo sbaglia subito un aggancio sotto canestro. Polso sinistro fasciato per Jacopo Vedovato, ovviamente non può essere al 100% visto l'infortunio che l'ha tenuto lontano molto tempo dai campi. C'è qui un fallo fischiato a Aaron Thomas sulla rimessa per quanto riguarda la Moncada. Non solo il secondo fallo ma bonus, e quindi 2 tiri liberi. Bel danno questo fallo comunque, perché cronometro fermo, sei avanti di 3, commetti un fallo già, intanto entra il capitano Maresca, si va dall'altra parte e poi a tirare i tiri liberi ci va Evangelisti che insomma tanto per gradire 7 su 9 domenica scorsa contro Rieti. In campo anche Lovisotto, giocatore giovane di Castelfranco Veneto, formatosi nel vivaio della Benetton di Treviso lo scorso anno a Trento, una stagione a Trento in Serie A con poche presenze e pochi minuti, e adesso la grande occasione per scoppiare, per emergere finalmente ad Agrigento. Tanto Evangelisti segna il primo libero e fa 4 su 4
che diventa 5 su 5 in questo momento, decimo punto per lui in questa gara, primo a rompere la doppia cifra al referto sia per la Virtus sia per la Moncada. Intanto Tommaso Baldasso uno contro uno raddoppiato, scarica fuori per Filloi, chiamata ancora la tripla, stavolta è lunga, il pallone si arrampica letteralmente sul tabellone, va a finire fuori, quindi rimessa per la squadra di coach Ciani. Intanto anche Maresca in campo, per lui Alessio minutaggio un pochettino ristretto contro Cagliari. Sì, andiamo a vederlo, 28 minuti, soltanto 5 punti per lui, vediamo cosa hanno fischiato gli arbitri, non credo un fallo, mi auguro che non sia così. Tanto Filloi, dicevamo che si è preso comunque una tripla che doveva prendersi in punta, come dici tu Mano, per il giocatore cresciuto cestisticamente come gran parte degli italiani argentini. Intanto recupera bene, punto Filloi, va dentro, sbaglia sulla rimessa. Cresciuto cestisticamente negli Atenas de Cordoba, da dove provengono tutti gli italiani argentini del nostro campionato, o quasi. Williams proprio contro Maresca, ancora Williams, si va sempre dall'11 della Moncada. Guariglia cerca di cambiare lato proprio per Pepe, l'uno contro uno raddoppiato, Filloi gli va a scippare il pallone e poi fa partire Tommaso Baldasso contro tutti. L'appoggio di Tommaso Baldasso non trova il fondo della retina, trova lo scarico fuori per Massimo Chessa che cerca il bottino pieno, ancora Filloi presentissimo sotto canestro. 8 secondi per chiudere l'azione da parte della Virtus, schiacciata a terra per Vedovato, stavolta è Jacopino che mette d'accordo tutti e firma il 25esimo punto ed il più 3 per la Virtus. 23 secondi di discrepanza di circa 5 secondi con il cronometro ufficiale, 12 per chiudere l'azione da parte della Moncada. Si va da Simone Pepe lungo la riga di fondo, trova Evangelisti, ancora l'uno contro uno, ancora lo scarico. Jacopo Vedovato però recupera il pallone, 5 secondi per chiudere l'azione, Baldasso arresto, tiro per il bottino grande, non trova il fondo della retina, trova però il suono della sirena sul 25-22, fine primo quarto. E buoni sprazzi alla panchina della Virtus negli ultimi due minuti con Filloi che ha messo a segno la tripla, ne ha sbagliata un'altra, ha recuperato un bel pallone, e Vedovato che dopo oltre un mese e mezzo di assenza è andato a depositare due facili sotto canestro. Buon primo tempo direi da parte di entrambe le squadre. Per quanto riguarda i punteggi individuali ci sono 8 di Aaron Thomas con due falli però, 5 di Lee Roberts, 7 di Aristide Landi da una parte, dall'altra 10 per un onnipresente Manu Evangelisti che sapevamo comunque uomo di giocatore di grande esperienza, e ce ne sono poi 7 per il numero 11 Williams. Per quanto riguarda i giovani di Agrigento, dicevamo appunto di Lovisotto, di un giocatore comunque con un fisico e una qualità da lavorarci sopra, lo scorso anno a Trento, nazionale classe 1998, con la nazionale appunto degli anni dei nati nel 98, ha ottenuto il terzo posto al torneo di Mannheim, torneo internazionale molto importante che mi sembra mano che inizierà fra qualche giorno. 54 secondi per chiudere questo mini intervallo, 25-22 come dicevamo per quanto riguarda Virtus Roma. Virtus Roma adesso che è chiamata comunque a queste partite finali per prepararsi al meglio con l'obiettivo di scongiurare i play-out che sono non un incubo ma qualcosa in più per non retrocedere ancora di più dalla A2. Sì, perché staccare la spina adesso sarebbe veramente deleterio, devastante. Insomma, sono partite da vivere una dopo l'altra, una dietro l'altra. Obiettivamente appare molto difficile per la Virtus evitare i play-out. Forse soltanto una risoluzione in un certo modo della querela Reggio Calabria potrebbe forse cambiare un po' le carte in tavola, ma non credo che si possa fare molto, a dire la verità. Comunque 25-22 si riprende con Agrigento che ha la rimessa con un quintetto Manu che mantiene Pepe sul parquet, mentre invece Piero Bocchi mantiene Filloi che bene ha fatto nel primo quarto, si rimette proprio per Williams contro Baldasso, ancora Williams va a bloccare Tommaso Guariglia per l'americano, poi si va in punta, ancora lo schiacciato a terra per Simone Pepe contro Massimo Chessa che tiene
lo scivolamento, poi il tiro altissimo di Simone Pepe trova il rimbalzo offensivo di Tommaso Guariglia, che però gioca un po' troppo con il piede perno e commette infrazione di passi. Poteva esserci anche un fallo in attacco, perché ha spostato con il braccio per liberarsi per il tiro Pepe Massimo Chessa, il quale guarda ridendo infatti Piero Bucchi, cercando di farglielo notare anche a lui. Buona difesa comunque della Virtus, buona difesa di Roma, con Baldasso che viene mantenuto in campo in regia. Ancora non abbiamo visto Manu Parente sul parquet. Schiacciata a terra per Lee Roberts, proprio da Baldasso, ancora Lee Roberts, uno contro tutti, arriva la mannaia da parte di Lovisotto, che poi si autoaccusa del fallo. Ovviamente lì sfruttare il mismatch Lee Roberts Tommaso Guariglia in questo momento, perché coach Ciani, che ti volevo dire, l'ho visto molto silente nel primo quarto, mentre invece nel mini time out tra il primo e il secondo quarto le sue parole sono arrivate anche a noi, voce alta, a dire sveglia ragazzi. Ci mancherebbe, insomma, prendere 25 punti per un allenatore come lui, che ha fatto quasi sempre della difesa uno dei suoi crediti principali. Tanto Roberts segno col suo punto numero 6, Roma sale al massimo vantaggio, più 4, 26 a 22 in riapertura di questo secondo quarto. Bene Filloi, Manu, fino a questo momento, speriamo che riesca a dare continuità al suo rendimento. Intanto dà continuità ai liberi Lee Roberts, perché segna anche il secondo ed è 27-22 per la Virtus, ancora un più 5 che è il massimo vantaggio fin qui. Evangelisti raddoppiato, va da Lovisotto che si prende la tripla, che sbaglia il rimbalzo di Massimo Chessa, subito palla a Baldasso. Roma che non rinuncia a correre in questo momento, ancora lo schiacciato a terra di mano sinistra per Lee Roberts, che appena trova un pertugio è il primo ad infilarcisi e a fare altri due punti e metterli a referto. 4-0 il parziale per Roma, tutti e quattro i punti. Intanto Evangelisti da tre, corto, lotta a rimbalzo, palla nelle mani di Massimo Chessa. Diciamo, tutti e quattro i punti della Virtus sono stati firmati da Lee Roberts. Intanto passi del capitano Maresca e palla aperta persa per la Virtus. 13 le palle perse domenica scorsa contro Cagliari. Contro questa Agrigento bisognerà limitarle veramente al minimo. Torna Cannon, va ad accomodarsi in panchina Lovisotto, pensava ad un time out immediato da parte di Ciani, che invece ha rinunciato visto l'errore di Giuliano Maresca in contropiede. E allora si va da Evangelisti proprio contro il capitano della Virtus Roma, chiama lo schema, sale Cannon, sale anche Giuliano Maresca, che va ad accorciare troppo la distanza difensiva ed è il primo fallo di Maresca. Attenzione, come dicevi tu, a limare questi piccoli particolari. Direi proprio di sì, insomma Maresca è un giocatore importante soprattutto in difesa per questa Virtus. Tanto si va adesso ancora da Pendarvis Williams, che vuole l'uno contro uno con Baldasso, che lo tiene bene. Tiro sporcato da tre punti di Pepe, probabilmente con un contatto, gli arbitri non fischiano, e qui fischiano invece il fallo del giocatore ex Amatori Pescara sulla penetrazione molto furba, mano di Maresca. Sì, perché si sposta letteralmente Giuliano Maresca e quindi va a subire il fallo da Simone Pepe. Eccolo Davide Parente, che tu avevi richiamato in campo, va al posto di Massimo Chessa, quindi rimane Tommaso Baldasso. Piero Bucchi cavalca l'idea di avere due playmaker in questo momento, abbassando leggermente il quintetto, ma tant'è, dalla parte opposta ci rimane in campo Tommaso Guariglia come lungo di ruolo per quanto riguarda la squadra di coach Ciani. Si pulisce il campo, perché quando si alzano i ritmi è normale anche andare a terra. Ma fa molto caldo questa sera, bisogna dire, caldo, io che di solito sto sempre qui con giubbotti, cappellini di lani e quant'altro. Dicevamo appunto di Guariglia, visto la stella azzurra anche, e lo scorso anno invece a Reggio Calabria ha giocato 23 partite segnando 79 punti. Due punti in 8 minuti con 1 su 5 dal campo contro Rieti. Intanto si va a cercare sotto Roberts, esce fuori una mezza schifezza, anzi facciamo pure una schifezza intera, antisportiva di Baldasso. Gambe che si incrociano qui, forse l'antisportivo Alessio, forse un po' troppo, perché ho avuto la sensazione almeno da qui di un incrocio fortuito tra i due. Ovviamente molto bravo Williams a mettersi di fronte a Tommaso Baldasso, però nella corsa poi c'è stato un fallo antisportivo fischiato proprio ai suoi danni.
Baldasso che va a accomodarsi in panchina, torna Massimo Chessa che ha qualcosina da ridire alla terna arbitrale. Quello che ho io invece da ridire è il numero dei falli già sul tabellone dei giocatori della Virtus, perché questo è il secondo anche per Baldasso, due Baldasso, due Landi, due per Thomas con Pendarvis Williams intanto in lunetta. Dicevamo appunto un ritorno in D-League lo scorso anno con i Maine Redclaws per poi accettare per la seconda volta negli ultimi due anni e mezzo la chiamata di Agrigento voluto da Franchino Ciani, 2 su 2 per il giocatore nativo di Filadelfia. E Agrigento che ricuce un pochettino lo strappo, si riporta a meno 5, 29-24, 8 minuti e spiccioli alla fine di questo secondo quarto. Parla ancora Williams che sta toccando ovviamente tutti i palloni offensivi per quanto riguarda la Moncada. Va ad affidarsi a Cannon che va ancora da Williams, spalle a canestro, bello il taglio di Tommaso Guariglia alle spalle di tutta la difesa della Virtus, non è altrettanto bella recezione, palla persa e rimessa a Virtus. Ridendo e scherzando, insomma, la Virtus è riuscita a tenere a 2 punti soltanto Agrigento in questi primi 2 minuti del secondo quarto. Parente ora in palleggio, Franco bollato da Pepe, mancano 14 secondi per chiudere l'azione d'attacco per la formazione di coach Bucchi. Filoi, la partenza, cerca il ferro, scarico, tiro io, tiri tu, non tira nessuno, vediamo chi lo fa, ancora Chessa, ottima azione, peccato per l'appoggio di Lee Roberts, c'era anzi la possibilità, qui la tripla di Simone Parente, Simone Pepe non trova il fondo della retina, trova però il rimbalzo in attacco e altri 2 punti per Williams che ovviamente in questo momento è l'anima e il cuore della Moncada. 4-4 tra Roberts e Williams in questo inizio di secondo quarto, hanno segnato soltanto loro, ma Roma ha rifiutato poco fa un paio di triple che potevano anche essere prese dopo una buona circolazione di palla. Maresca, arresto, tiro, canestro, questa è la specialità della casa. E stavolta Maresca fa quello che doveva fare Roberts in precedenza, 2 punti che vogliono dire 31esimo punto per la Virtus, consegnato ancora per Pepe, attacca tutta l'area, trova lo scarico e anche un fischio sulla linea di fondo ai danni proprio di Pepe, fallo di Massimo Chessa, secondo fallo anche per lui e si arricchisce il referto dei falli per la Virtus. È una marea perché questo è il quarto giocatore a 2 falli. Insomma, Roma non ha delle rotazioni infinite. Attenzione Pepe, commette un mezzo disastro, gli scivola la palla, la recupera. Ancora 8 secondi per chiudere l'azione d'attacco, fallo ancora di Maresca. E purtroppo questo di Maresca è il secondo anche per lui, Manu. Fallo su Ambrosin che poi si tocca anche il polso sinistro e la spalla sinistra. Credo tutto a posto comunque per il numero 14 della Moncada. Secondo fallo, come dicevi tu, anche per Giuliano Maresca. Continua a vedere coach Ciani veramente in silenzio, sta osservando tutto, probabile che all'intervallo lungo una ramanzina ai suoi la faccia. Qui il tiro di Ambrosin non trova neanche il ferro e allora il rimbalzo va a premiare Parente, lo schiacciato a terra per Lee Roberts che va da Maresca, la tripla è lunga come rimbalzo di un ottimo Filloi, almeno fin qui. Palla affidata a Parente, 10 secondi per chiudere l'azione per la Virtus, ancora Filloi, pregevole movimento sulla linea di fondo, si va da Lee Roberts, tutto il perimetro coperto, tripla ancora, sporcato il rimbalzo da un onnipresente Filloi, alla fine dei giochi fallo su Massimo Chessa. Seconda o terza volta in questa partita in cui Roma riesce a crearsi un doppio se non triplo extra possesso offensivo. Gioco che non abbiamo visto spesso quest'anno, bisogna dire. Vuoi magari un po' per qualche indecisione del pitturato dei giocatori in maglia blu? Ciani probabilmente proprio a questo starà pensando in questo momento. Roma, Manu, che sta tirando molto da 3 punti, erano 9 le triple messe tentate nel primo quarto, io ne ho contato almeno 30, tanto Parente in rovesciata sbaglia. Attenzione, parte il contropiede Pepe, va da Cannon che si appoggia con il fisicone su Filloi, non trova il canestro, poi la ripartenza capita immediatamente da Williams e da un altro possesso alla Moncada. È ancora il numero 11 a palleggiare contro Lee Roberts, step back, non c'è il tiro, si affida a Simone Pepe sempre in punta, il lob per Zilli fino in fondo, il numero 13 che si appoggia e fa un canestro pregevolissimo che ferma il tabellone sul 31-28,
un possesso di distanza. Time out Piero Bucchi. Abbiamo avuto subito notizia del pregevole movimento sotto canestro del giocatore, del giovane di Cividale del Friuli. Dicevamo appunto problemi fisici per lui, è una stagione, lo scorso anno, dove ha chiuso un anno da senior alla UNC Asheville con gli Asheville Bulldog, quindi negli Stati Uniti. Giocatore con un gran fisico, diciamolo, Manu, già un nazionale under 20, e si è mosso davvero bene in un pitturato che Roma aveva cercato di chiudere disperatamente. Partita senza padroni, fino a questo momento sapevamo che sarebbe stato così, ormai quest'anno siamo abituati a questo genere di situazioni. Caro Manu, attenzione al computo dei falli, perché Roma in questo momento ha ben 5 giocatori con 2 penalità. Andiamo a vedere anche il computo dei punti personali. Il migliore per quanto riguarda la Virtus è Lee Roberts con 9 punti, seguito a freccia da Aaron Thomas con 8 e da 7 e i 7 punti di Aristi Delandi. Dalla parte opposta ci sono gli 11 punti di Williams, i 10 di Marco Evangelisti e poi 5 di Cannon, che fin qui è stato silente come il suo coach. Sì, Cannon 17 punti, 12 rimbalzi contro Rieti, 3 su 7 da 2, 3 su 4 da 3, 2 su 3 e liberi. Scorso anno ha giocato nella seconda serie israeliana con la Hapoel Afula, dove viaggiava a 17 punti di media, tirando il 60% da 2, 38 da 3. Seconda divisione israeliana, così da dove proviene anche il buon Lee Roberts, che la scorsa estate, poi dopo un anno in Israele e la promozione conquistata, è andata a prendersene una anche in Australia. Ancora Roberts, spalla a canestro contro Zilli, movimento pregevole stavolta con di piede perno e poi il rimbalzo ancora sporcato da Lee Roberts, da un extra possesso alla Virtus. Con Parente, sfrutta il blocco proprio di Roberts, l'arresto, il tiro di Parente, si butta da un lato, il rimbalzo è di Cannon e ancora palla Williams. Roma che sta segnando poco per quanto sta producendo in questo momento. Vediamo se risponde la Moncada e accorcia ancora questo meno 3. Pepe, lo scarico fuori per la tripla, piedi a posto di Ambrosin, prima tripla della serata per il numero 14 e come dicevi tu non abbiamo padroni, perfetta parità. Esattamente, Ambrosin ha la possibilità anche di tirare da quella posizione, parità, vediamo se ci prova, che sa, da 2 punti però, 33 a 31 per la Virtus, si iscrive alla partita anche Massimo Chessa. Mane, importante per la Virtus dare un segnale da parte di Massimo Chessa. Si va ancora da Cannon, il taglio di Pepe contro Maresca che cerca di tenere lo scivolamento, poi lo stesso Pepe a restarsi da 3. Filloi controlla con un braccio gli avversari, prende rimbalzo con l'altro e fa partire ancora Parente contro Williams, si lotta lì sotto. Dalla mimica arbitrale mi sembra di capire fallo in attacco di Lee Roberts, primo fallo per lui. Nel tentativo di prendere posizione ha spostato il suo diretto avversario, Lee Roberts un po' ingenuo, gli arbitri lo stavano guardando. Fischio che non mi sento di condannare, attenzione perché è il quinto fallo della Virtus, non ci saranno ovviamente liberi perché il possesso era per la formazione di coach Piero Bucchi, però dagli ultimi 4 minuti la formazione di Franco Cenni andrà in lunetta ad ogni fischio contro Roma. Williams va da Cannon che va ancora da Ambrosin, l'arresto, il tiro, ancora seconda tripla tentata e secondo canestrone del numero 14 ed è ancora contro sorpasso Moncada, 34-33, Roberts si mette in proprio e realizza un canestro valido per la tenna arbitrale. Ho qualche dubbio perché mi sembrava un contatto avvenuto in precedenza del terzo tempo. Sì, vabbè, dopo l'antisportivo che abbiamo visto fischiare prima, credo che questo sia una perla in confronto all'errore clamoroso di poco fa e qualche altro errore che abbiamo visto qui sotto canestro. Dicevamo appunto di Ambrosin che già quota 6 con 2 triple, intanto fa 2 più 1 anche di Roberts, sale a quota 12. Ambrosin che insomma giocatore molto molto interessante, 9 punti in 30 minuti sul parquet domenica scorsa, come vedi gli dà ampia fiducia coach Cianni lasciandolo in campo a lungo. Ancora Pepe contro Massimo Chessa, si mette in proprio il numero 40 e realizza un canestrone, questo tutto di talento, arresto e tiro in step back laterale molto bello consegnato qui per Aaron Thomas, esce dai blocchi Massimo Chessa che potrebbe tirare, lo fa
il tiro è lungo, ma indovinate un po' chi prende il rimbalzo. È ancora Filloi che dà un extra possesso apparente che poi si va ad infognare letteralmente nel centro dell'area. E allora altra persa per la Virtus. Williams proprio contro Parente che tiene di fisico l'uno contro uno, lo schiacciato per Cannon che vorrebbe il tiro, non lo trova, trova però l'intercetto di Lee Roberts e poi il contropiede di Roma non si concretizza. E allora calma piatta, si va da Parente ancora per Aaron Thomas, l'uno contro tutti di Thomas, alla fine è una contesa nella confusione totale di un contropiede Virtus. Confusione totale, dir poco. Roma è partita in contropiede con i ragazzini che stavano ancora pulendo sotto canestro le macchie di sudore. Per fortuna Roberts è riuscito a fermarsi piuttosto che andare dentro con irruenza. Poi abbiamo visto come si è conclusa l'azione d'attacco, non benissimo direi. 2.30 da giocare di un secondo quarto, Manu che è andato a folate, si è sonnecchiato molto nei primi minuti, adesso si è accelerato negli ultimi tre minuti, canestri da una parte e canestri dall'altra, le due triple di Ambrosini e i giochi di Roberts a dare un po' di vivacità a questa gara. 2.30 l'intervallo lungo, la rimessa sarà affidata a Massimo Chessa, un presentissimo veramente Aaron Filloi perché sta veramente dettando legge lì sotto, sporcando tutti i rimbalzi e dando extra possessi a Roma. Qui Parente fa saltare letteralmente Zilli sopra il ferro, finta e controfinta, due punti per Davide Parente. Quanto è fondamentale per la Virtus metterlo in ritmo e quanto gli piace to go to the rim, come dicono gli americani. Lui finché non trova un canestro in penetrazione non inizia la sua partita, speriamo che la inizi e la prosegua anche da tre. Da tre invece va a segno Zilli, anzi si tratta di un long two. Altro canestro per la Moncada, 1.56 alla fine di questo secondo quarto, il blocco di Aaron Thomas per Parente che perde per un attimo il controllo del pallone che poi va a sbattere sull'arbitro e si va all'ennesima palla persa per la Virtus. La rimessa per quanto riguarda la Moncada sul 38 pari, Virtus che non vuole proprio dare lo strappo per andare avanti. No, sembrerebbe che cali il buio in alcuni momenti del quarto e della partita sulla formazione in maglia bianca. Intanto va dentro Pendarvis Williams, segna, subisce il fallo, andrà anche in lunetta per un gioco da tre punti. Sono dei momenti in cui la Virtus proprio si assenta completamente dalla partita e lì sono dolori perché Agrigento ne approfitta e riesce a rimettersi assolutamente in gara o addirittura anche a sorpassare come è accaduto adesso. Girandola di cambi per quanto riguarda la Virtus, va a accomodarsi in panchina Parente, torna Tommy Baldasso per questo minuto e 42 che ci separa dall'intervallo lungo. Gioco da tre punti controfirmato da Williams ed è 41-38. Moncada che cerca di scappare sul più tre. Vediamo come risponde la Virtus Roma, ancora con Aaron Thomas in punta, esce dai blocchi Massimo Chessa, lo schiacciato a terra proprio per Filloi che va dalla parte opposta, da lato a lato per Baldasso, si fa vedere lì Roberts che attacca fino in fondo, subisce il fallo e andrà ancora in lunetta il 24 che ovviamente apre l'area e poi la va a chiudere lui ed è un problema per Agrigento difendere entrambe le situazioni. Sì, si va a cercare la fisicità e anche l'esperienza di Lee Roberts, la palla che col passare dei minuti diventa sempre più una patata bollente. Qui si è cercato appunto il giocatore americano che è andato dentro a prendersi un buon fallo e credo che fosse il massimo che potesse ottenere in una situazione del genere con il pitturato che era assolutamente sovraffollato, Manu, diciamo così. Virtus che è 6 su 7 dalla linea di liberi che diventa 7 su 8 in virtù proprio di un errore di Aaron Thomas, perfetto invece fin qui Lee Roberts con 4 su 4 che diventano 5 su 5. Ovviamente per tutti i tifosi della Virtus Roma è lecito toccare ferro, stavolta funziona ed è 2 su 2, altri punti per Lee Roberts, 41-40, Roberts che è a quota 14 punti se non vado errato in questo momento. Migliore ovviamente del marcatore per quanto riguarda la Virtus Roma, dall'altra parte il migliore Williams che cerca ancora di muovere il suo tabellino, non ci riesce per un non nulla, poi il rimbalzo fa partire Baldasso che vorrebbe, potrebbe approfittarne, invece cerca di ragionare, si allacciano sotto ancora Tommaso Guariglia e Lee Roberts, più esperto, più
più viscerale Lee Roberts, altro fallo subito. Sì, è assolutamente esplicito coach Franchino Ciani, il quale dopo che Guariglia si era rivolto con lo sguardo al suo allenatore dicendogli cosa, come per dire cosa ho fatto, gli ha fatto notare che era la posizione con la spalla, ha dato una spallata a Roberts, quindi molto molto bravo il coach di Agrigento nel tenere a bada l'irruenza dei suoi giovani. Adesso parla con Evangelisti cercando magari di studiare uno schema per la prossima azione d'attacco. Chi non parla con nessuno ma è molto concreto è Lee Roberts, che va a segno ancora una volta dalla lunetta per il suo punto numero 15. Vediamo se il secondo anche va a segno, così è, ed è contro sorpasso Virtus, 42-41, 57 secondi per chiudere questo secondo quarto e andare negli spogliatoi. Torna sul campo Giuliano Maresca, va a accomodarsi Aaron Thomas in panchina accanto a Piero Bucchi, ovviamente in piedi ad osservare l'azione di Williams contro Tommaso Baldasso. Esce dai blocchi Pepe, prende una spallata che Ciani non, invece non prende benissimo, poi l'arresto e il tiro di Pepe, parabola altissima sulla tripla dall'angolo di Simone Pepe, e questo è un gesto di talento puro. Arriva da un 3 su 7 domenica scorsa contro Rieti, un rilascio alla JC Carroll, intanto errore in penetrazione da parte di Roberts, 42 pari, Roma ha sprecato il vantaggio che si era costruito, ultimo possesso questo probabilmente del quarto nelle mani di Agrigento. Un secondo di discrepanza tra i 24 e il cronometro ufficiale, il blocco di Cannon per Williams, 7 secondi per chiudere l'azione da parte della Moncada che ha costruito poco. C'è un fischio però sotto canestro ai danni di Tommy Baldasso, che il suo terzo fallo. Lì lotta tra Cannon e Baldasso, ovviamente paga pegno il numero 13 della Virtus su quanto sul fisico dell'americano, però sinceramente non mi sembrava un fallo da poter fischiare questo. Però resta il fatto che Roma alla termine del quarto sugli ultimi possessi stacca molto spesso la spina a mano in questi tempi, perché sei avanti 42-39 dopo il 2 su 2 su Roberts. Intanto qui c'è un po' di nervosismo alle nostre spalle, ma niente di grave, e lì stacchi proprio la spina, gli altri continuano a giocare, tu devi continuare a stare sul pezzo e adesso rischi molto probabilmente di andare all'intervallo sotto. 1 su 2 per quanto riguarda Cannon, poi Guariglia prende un rimbalzo, Arente un secondo deve tirare da metà campo, il tiro c'è, sbecca la parte alta del tabellone il pallone, e allora sirene del secondo quarto che chiudono 45-42 a favore della Moncada Agrigento. Questi due quarti da mio flash, Alessio. Sì, molto equilibrio tra le due squadre, è andata avanti Roma in un paio di occasioni, poi Agrigento che è una squadra che non molla mai, come il suo allenatore, è rientrata anche vittima qualche amnesia difensiva della Virtus. Unica nota positiva per Roma, vanno 8 giocatori già a segno nella formazione di coach Bucchi. Torniamo con le immagini qui al palazzetto dello sport. Virtus Roma Moncada Agrigento, decima di ritorno del girone ovest di serie A2. Si è chiuso più 3 per la Moncada, il primo tempo sul 45-42. Alessio, diamo un po' di numeri di questi primi due quarti. Quanto a numeri, come li diamo noi, che a Romano non li dà nessuno. Allora, per la Virtus sono 16 di Roberts, con 8 su 8 dalla linea della carità, e pensa ben 6 falli subiti. La formazione siciliana ha commesso in tutto 13 falli, quasi la metà sono stati fatti sul giocatore americano Roberts, che è l'unico in doppia cifra. Ci sono 8 giocatori che sono andati a segno sui 9 scesi in campo, l'unico che non ha segnato è Baldasso, che ha 0 su 2 dal campo, 7 di Landi, 8 di Thomas. Dall'altra parte 10 punti per Marco Evangelisti, di cui 5 su 5 dalla lunetta,
14 per Pendarvis Williams. Agrigento ha tirato col 50%, 5 su 10 da 3 punti, fece 9 su 22 domenica scorsa contro Rieti, mentre Roma è 2 su 12, 9 triple tentate nel primo quarto, 3 soltanto nel secondo, 22 punti a 12, il computo dei punti messi a segno in area per la Virtus. 20 rimbalzi totali per la Virtus, 12 per quanto riguarda invece Agrigento. Di questi 20 la Virtus ne fattura 8 in attacco e addirittura 3 portano la firma di Filloi, che mi è sembrato insomma uno che l'ultimo a mollare, ecco, almeno in questi primi due quarti. L'augurio è che nessuno degli altri suoi compagni molli, come spesso è accaduto purtroppo alla Virtus nei momenti decisivi delle partite quest'anno. L'assenza di un clutchman, forse Manu, un giocatore a cui dare l'ultimo pallone, abbiamo visto tentativi fatti con Thomas, non hanno sortito un buon risultato sia nella gara contro Rieti sia domenica scorsa contro Cagliari. Roma che si presenta in campo con un quintetto diverso rispetto allo starting five, perché c'è Parente al posto di Baldasso, che ha quota 3 falli commessi. Dall'altra parte i due americani, poi con la maglia numero 5, caro Manu, Cannon, appunto uno dei due americani, c'è con la maglia numero 11 l'altro americano William, c'è Evangelisti ed è lo starting five, poi con Guariglia e con il numero 14 Ambrosin, che è proprio il giocatore che rimette in campo per Williams il primo possesso di questo terzo quarto. Ancora Williams sotto proprio per Cannon, di fisico va a prendersi anche il rimbalzo offensivo, che sbaglia però per due volte consecutive, quindi il rimbalzo è per Massimo Chessa, che va ad affidarsi a Aaron Thomas, uno contro uno contro Evangelisti e contro Guariglia, si va da Roberts e si va da Landi, ancora per Chessa, resto, tiro da tre, e mi sembra un buon biglietto da visita questo per partire questo terzo quarto. C'è bisogno delle triple di Chessa ovviamente per rimettere su questa partita, la specialità della casa non è invece quella di Williams, il long two almeno questa sera. Parente guida la transizione con Roma che è rientrata a quota 45, rientrata subito con la tripla del giocatore ex Trapani, che ora ci riprova ancora da tre e a segno anche questa volta Massimo Chessa. E quanto è mancata la Virtus Roma questo tipo di possibilità offensiva, 2 su 2 in un amen per Massimo Chessa, ed è vantaggio più 3 dal meno 3 con cui si era chiuso il secondo quarto per la Virtus. Ancora Williams, esce Evangelisti, viene servito Guariglia che vorrebbe inchiodare, poi il rimbalzo va a premiare Davide Parente contro proprio Williams, il blocco di Lee Roberts lo va a sfruttare per un momento Parente, poi torna indietro, ferma il palleggio, va proprio da Lee Roberts, uno contro uno contro Cannon, gioco di piede perno, cerca l'appoggio facile che non trova però al fondo della retina, trova il rimbalzo nelle mani di Marco Evangelisti, si va da Ambrosin, arresto, tiro, altra tripla per il numero 14, se non sbaglio la terza della sua gara, e mi sembra che stia arricchendo notevolmente il suo referto. Sì, già quota 9, 9 ne fece in 30 minuti domenica scorsa, tripla di qua, tripla di là, altro giro, altro tiro, altro regalo, lo scarico per un'altra tripla, qui c'è fallo su Glandi non fischiato, il quale va dentro con caparbietà a segnare con la mancina, ma c'era un fallo clamoroso di Cannon, il quale si lamenta invece con Ciani dicendo che Landi aveva scalciato. Diciamo un auto assist per quanto riguarda Landi, si va a riprendere proprio il suo tiro e realizza il 50-48 più 2 per la Virtus. Arresto, il passaggio in angolo per Ambrosin, la tripla di Evangelisti e sdoganati almeno in questi 2 minuti e mezzo entrambi i canestri, si segna ovunque e comunque. Sì, già è la quarta tripla in 2 minuti e 42 secondi, attenzione perché Roma ne prese una gragnola nel quarto quarto ad Agrigento, intanto ci pensa su Chessa ma decide poi di non farlo, fallo abbastanza netto di Ambrosin, spallata in bocca a Parente, il quale mi sembra Maru abbia intenzione di andare al ferro spesso e volentieri adesso. Sì, anche facce diverse quelle della Virtus Roma, Ciani va un pochettino ai ripari però toglie Ambrosin, ottima gara fin qui per lui. Torna in campo Simone Pepe che va ad accomodarsi fianco a fianco proprio con Parente, che va a ricevere in questo momento il blocco di Lee Roberts che poi si apre, non trova una linea di passaggio Parente, la trova per Aaron Thomas che parte
senza un motivo logico e senza una scelta precisa di piede perno, e quindi passi sesquipediali. Veramente c'era manco la possibilità di mascherarli. Vedi com'è fatta Roma, mano, due triple di Chessa a più tre, poi si fa riassorbire e poi arriva avanti con Landi, adesso è sotto di uno a 6,52 con Evangelisti che è tarantolato sotto la palla per Guariglia, il quale la perde, la riconquista, si prende una gran stoppata da Roberts e Roma vuole correre adesso, Manu, e lo fa con Parente, arresto, non trova il tiro, trova però Massimo Chessa fuori, ancora per i Roberts sotto contro Guariglia, si rinnova il duello, ancora fuori per Massimo Chessa, ancora per i Roberts, asse 3-2, qui il canestro non è valido, cenno dell'arbitro, contatto commesso in precedenza dal numero 18, da Tommaso Guariglia, che un secondo prima si è visto oscurare la vallata. Roberts ha intenzione di mettercela tutta in questo momento della partita e fa bene, un giocatore che non si è mai tirato indietro, ora è Parente che va in arresto, tiro, canestro dell'ex giocatore di Torino. Canestrone di Parente che comunque a queste latitudini ci ha un po' abituato a gesti del genere, esce dai blocchi Pepe, non va a ricevere, si va da Guariglia, si va ancora da Williams proprio contro Parente, adesso riceve Pepe che si è allargato con un movimento molto bello, il tiro non lo è altrettanto, corto, rimbalzo di nessuno, rimessa Virtus Roma, si lotta e si va perché probabilmente le due squadre stanno sentendo un pochettino che il momento della partita è arrivato. E 11 punti messi a segno dalla Virtus in 4 minuti sono un buon viatico probabilmente per il proseguo della gara. Roma non deve smettere però di pigiare sull'acceleratore, da tre punti Chessa, in and out, sfortunatissimo il giocatore sardo in questa circostanza purtroppo per Roma. E metà quarto che se ne sta andando, ancora Chessa a sporcare questa linea di passaggio per Evangelisti, che però tiene il possesso e se lo va a giocare il mismatch, spalle a canestro. Ovviamente può alzare il braccio sopra la sua testa e quindi due punti per Marco Evangelisti e indovina un po' Alessio, 53 pari. Evangelisti a quota 15, lui e Pendarvis Williams sono i giocatori con il maggior numero di punti a segno, va dentro Roberts e malgrado il tentativo di stoppata segna i suoi punti numero 17 e 18, vantaggio da una parte ma un vantaggio dall'altra, partita equilibratissima. Bella la linea difensiva presa da Cannon, ma di Roberts è stato più bravo, qui Parente scippa letteralmente a Williams il pallone e poi lanciato a folle velocità realizza anche il canestro con fallo subito e allora libero supplementare e time out Franco Giani per quel che riguarda Grigento. Appena si accende la fiammella Roma rinuncia a correre, lo fa con un Parente che come dicevi tu ha cambiato proprio aspetto. Sì, perché lui ha bisogno di andarsi a cercare il ferro, the rim, go to the rim come dicono gli americani, se fa canestro è un giocatore, parliamoci chiaramente Manu, che con questa categoria ci azzecca poco. Questo giocatore fino a un mese fa giocava in Eurocup, sì è vero giocava pochi minuti però per far parte di un roster di una competizione europea di altissimo livello, perché l'Eurocup è la seconda competizione dietro l'Eurolega, non ci parlassero di Champions League di qua e di là, insomma devi essere uno che a pallacanestro ci sa giocare, lui ci sa giocare, si sveglia anche il pubblico finalmente Manu, che cerca un attimino di tirare sulla Virtus, tutti compatti questa sera i giocatori della Virtus, abbiamo visto veramente delle belle trame tra i giocatori, dei bei high five, delle belle pacche, chissà che non si siano ricompattati Manu. E vediamo come chiudono questo terzo quarto, 4 minuti e 59 secondi, ma ci sarà prima il libero di Parente per alimentare questo potenziale gioco da tre punti che ha, come dicevi tu Alessio, risvegliato anche il palazzetto dello sport. Ultime direttive da parte di Piero Bucchi ai suoi che tornano in campo in questo momento. Parente va a prendere possesso della linea dei tiri liberi, 57 punti per la Virtus in questo momento che non diventano 58 perché c'è l'errore di Parente, ma Virtus che rimane comunque avanti e allora Williams va da Evangelisti, si lotta sotto tra Cannon e Lee Roberts, ancora Guariglia
a lavorare il pallone in punta per Pepe, il blocco proprio di Tommaso Guariglia. Pepe adesso il tiro, step back. Wow, azione assurda di Simone Pepe, tripla pazzesca. Tiro di una difficoltà clamorosa perché c'era stato il blocco di Guariglia, c'era stato l'end-off poco prima, intanto risponde Landi da tre punti a cancellare la prudenza poco fa dell'ex giocatore dell'Amatori Pescara. E non è lo show delle difese ma è lo show degli attacchi in questo momento. Tripla da una parte, tripla dall'altra, quasi Aristide Landi a rubare il pallone proprio a Guariglia che poi va a bloccare per Williams che trova lo scarico per Cannon che non tira ma va ad affidarsi ancora ai Evangelisti di mano sinistra. Roma chiude tutte le linee difensive ma è bravissima la Moncada a ragionare e a tenere sangue freddo per un passaggio a Cannon lasciato colpevolmente solo sul lato debole. Sì, inspiegabile veramente questa amnesia difensiva, era veramente liberissimo di poter fare quello che voleva Cannon. Difesa di Roma che ha collassato in questa circostanza, tanta fatica da una parte per prendere un piccolo vantaggio in men che in un secondo con una piccola amnesia, intanto fallo in attacco di Roberts quale non protesta più di tanto perché molto probabilmente aveva usato violenza, diciamo così, su Guariglia per prendere posizione sotto canestro. Secondo fallo per Lee Roberts che comunque rimane in campo. Rimessa per la Moncada sul 60-58, 3 minuti e 40 alla fine di questo terzo quarto, quarto veramente frizzante. Lo scarico per Evangelisti, lo schiacciato dietro schiena che va a premiare proprio Guariglia, poi Cannon si mette in proprio, pallone che si arrampica letteralmente sul ferro e trova il bottino pieno, tre punti che vogliono dire controsorpasso a favore della Moncada. Baldasso per Landi, si va da parente, vorrebbe Roberts, lo serve in questo momento la partenza, poi ci ripensa, si va dalla parte opposta per Aaron Thomas, ancora parente da tripla, da tre, stavolta è lunga, rimbalzo di Thomas, non arriva e arriva invece il rimbalzo di Cannon, palla Williams. Ancora il palleggio del numero 11 di Coach Ciani contro Parente, ancora a tenere la circolazione di palla chiusa per quanto riguarda la Moncada, poi Evangelisti da casa sua, come si dice in questi casi, non trova il canestro, trova un altro rimbalzo invece la Virtus e quindi che si affida alle mani di Tommaso Baldasso. Ancora Aristide Landi, Parente, partenza sospetta quella di Davide Parente che poi cerca una mandracata e va addosso anche cartelloni, non c'è fischio, si lavora molto su queste penetrazioni ma fin qui non segna nessuno. Non c'è fischio, c'è stata una bella caracca invece che ha colpito i vostri beneamati telecronisti, beneamati per qualcuno, tanta attenzione sotto canestro, si collassa una tonnara, si è fatto male, attenzione che non ricadere ad una caviglia vicino alla protezione del canestro, speriamo non si tratti ovviamente di niente di grave. Era una vera e propria tonnara Caramano in quel frangente, una vera e propria tonnara, non c'era un ras che menava le danze nella pesca al tonno, schizzavano tutti su e giù l'uno verso l'altro, l'uno addosso all'altro, ad avere l'appeggio è stato il povero numero 5 della formazione in maglia blu, il quale però si riprende e si potrà quindi mano giocare questi ultimi due minuti del terzo quarto. Mi sembra tutto ok per Cannon che va a prendere anche il 5 da Tommaso Guariglia e va a cercare spiegazioni alla terna arbitrale. Si riprende tranquillamente, è tornato sul campo intanto Filloi, esce Aaron Thomas dei blocchi servito proprio da Filloi, arresto e tiro lunghissimo a rimbalzo, indovinato un po', il quarto offensivo di Filloi della sua gara che poi si allarga, arresto, tiro d'altro dentro e fuori. Roma in questo momento un po' sfortunata e in debito con i ferri del Palatiziano. Diciamo che se arriva pure qualche fischio la partita magari diventa anche più divertente, abbiamo visto letteralmente una manata dietro la schiena a Chessa che era andato a rimbalzo, l'uno contro uno di Cannon il quale si fa largo con le buone ma anche con le cattive per Guariglia, partenza sospetta, anzi più di sospetta, passi. Ottima difesa prima di Filloi su Cannon e poi di Aristide Landi su Tommaso Guariglia che ovviamente
si autoaccusa dell'infrazione di passi, palla a Tommaso Baldasso sul 60-61 per la Moncada. L'uscita dei blocchi di Aaron Thomas non viene servito, ancora Baldasso, il palleggio insistito, poi si va proprio da Eti che attacca l'area fino in fondo, subisce il fallo e va a segnare un canestro fondamentale in questo momento della gara, 1:07 dalla fine di questo terzo quarto. E sono i primi due punti segnati dall'ex giocatore dei Florida State Seminoles, passato per lui nella Serie B tedesca, e adesso punti numero 9 e 10 a segno. Scorsa settimana per Thomas la bellezza di 20 punti, ma con 7 su 18 dal campo, questo è un importante tiro libero aggiuntivo che segna. Punteggio 6-3-6-1, più 2 per la Virtus, 1 minuto scarso alla terza sirena di questa partita. Ancora Williams proprio contro Thomas, schiaccia a terra per Pepe. L'uscita di Guariglia non viene servita ancora Williams, spalla a canestro, ancora con Thomas, si va dalla parte opposta, l'arresto, il tiro da tre di Zilli è cortissimo e allora il rimbalzo è proprio per Bonmi Baldasso che attacca fino in fondo, subisce il canestro la Moncada con la manona di Tommaso Guariglia che cercava di stoppare il play virtusino, ma niente da fare, canestro valido. Più 4 Virtus. Dall'altra parte possesso importante per Agrigento per non prendere un distacco troppo alto in chiusura di questa terza frazione. Si va nelle mani di Pepe, che essa non lo vuol far tirare ovviamente, 7 secondi. Pepe invece tira cadendo tutto all'indietro, vorrebbe un fallo che francamente non c'era in questa circostanza. Manu, 20 secondi alla fine del quarto, vediamo se Roma riuscirà a giocare un ultimo possesso una volta per tutte. È a pieno potere in mano la Virtus, perché 20 secondi può far trascorrerli tutti e quindi prendersi l'ultimo tiro di questo terzo quarto. Qui sinceramente il fallo su Simone Pepe non era evidentissimo, più si è buttato più lui lateralmente cercando proprio il contatto, ma vediamo come Roma chiude questo terzo, questa terza frazione. Palla in mano a Tommaso Baldasso, 6 secondi, 5 secondi, Roma ha costruito poco, si allarga, Aaron Thomas, arresto, tiro da 3 di AT per il 68-61, più 7 Virtus Roma, quarto frizzantino. Lo avrebbe dovuto fare domenica questo tiro, il buon AT, quarto frizzantino, 9 triple messe a segno dalle due squadre. Roma che nel finale, con appunto 6 punti di Thomas che aveva dormito fino a quel momento e il canestro in penetrazione di un altro che aveva dormito come Baldasso, 8 punti di questi due signori e più 7, direi che è un fatturato molto importante per la formazione romana, un buon vantaggio. Intanto pubblico si fa sentire e continua ad incitare questa squadra che in questo momento, Manu, mi sento di poter dire, ha veramente bisogno di una grande mano la squadra, ovviamente. Andiamo a vedere un po' di parziali personali in virtù dell'ultimo quarto che ci aspetta. 14 punti di Aaron Thomas con l'ultima tripla, non sono i migliori per la Virtus perché ci sono i 18 di Lee Roberts e poi 12 di Aristide Landi. Per quanto riguarda coach Ciani ci sono 15 punti di Evangelisti, 14 di Williams e gli 11 di Cannon, che in questo terzo quarto ha fatto vedere un pochettino di più rispetto ai primi due. Beh, direi proprio di sì, insomma, insomma questo è stato un giocatore, 2014 è stato il Conference Player of the Year del Northwest, il suo motto è hard work beats talent, when talent falls to work hard, il lavoro batte il talento, quando il talento non è pari, cade di fronte al lavorare, quindi lavorare duro non basta il talento, ma questa è la sostanza e noi lo sappiamo benissimo, è l'esempio. Lo abbiamo anche sul parquet questa sera di qualche giocatore a cui non basta il talento per poter emergere, purtroppo. 12 secondi per il rientro in campo, squadre che stanno in questo momento mettendosi in difesa la Moncada e in attacco la Virtus Roma. La rimessa sarà affidata ad Aaron Thomas che riapre da dove ha lasciato, cioè dalla tripla del 68-61 del più 7 Virtus Roma. 10 minuti alla fine della gara, la palla va ancora nelle mani di Tommaso Baldasso, perché essa esce Landi,
contro Cannon, uno contro uno, poi si va ancora Darren Thomas, arresto, tiro, ci ha preso gusto, stavolta non realizza, però mano calda per lui e se l'è sentita, no? Bah, lasciamo perdere, va, c'è l'attacco di Agrigento, l'aveva fatta allo scadere, benissimo, qui se l'è sentita, però attenzione, Roma deve ragionare, non deve perdere la testa, questa Agrigento è una squadra pericolosissima che te le rimonta facilmente. Pepe sbaglia, dove è andato a prendere questa palla Thomas Manu? Ad una mano poi tra l'altro, e la va a affidare a Tommaso Baldasso che cerca Aristide Landi che sale in questo momento a bloccare, ancora Baldasso per Aristide Landi che si apre, il taglio di Aaron Thomas è servito in questo momento, spalla a canestro, c'è una lotta senza quartiere da Aaron Thomas e Simone Pepe, punito il numero 40 di coach Ciani. Numero 40 che farebbe meglio la Virtus a tenere molto lontano dalla partita visto quello che fece all'andata alla pala Moncada. 9 minuti da giocare Manu, 0-0 il parziale di questi primi 60 secondi dell'ultimo quarto. Baldasso ancora per l'azione d'attacco della Virtus, arresto, tiro da 3 punti, primo ferro sul tentativo di Chessa, rimbalzo per le maglie blu. Porta ancora avanti Williams a chiamare lo schema proprio contro Massimo Chessa. Si allacciano sotto Cannon e Tommaso e Filloi, e li stavo osservando, è punito il 22 della Virtus Roma, torna in campo Lee Roberts per Aristide Landi, torna in campo Ambrosin per Simone Pepe e ovviamente i due coach a 8:45 si affidano ai loro giocatori migliori. Ancora mascherate però le carte, probabilmente fra un paio di minuti, in secondo di come evolverà il punteggio, vedremo degli all-in sul tappeto verde del palazzetto dello sport. Evangelisti intanto arresto, tiro con una parabola a metà che viene però recuperata poi da Roberts, parte Baldasso, secondo touchdown da parte di Tommy Baldasso, cost to cost, ci pensa e poi attacca come non mai l'area per il 70-61 più 9 Virtus Roma, massimo vantaggio fin qui per la squadra di coach Bucchi. Cannon un pallone difficile, poi lo affida Williams, ancora Williams che poi commette una stupidaggine grossa come il palazzetto dello sport e ovviamente coach Ciani non può far altro che chiamare time out sul più 9 Virtus Roma, 8-11. Calma perché la via è ancora lunga. Esattamente, e sappiamo cosa accadde con Rullo la settimana scorsa, silente per 3/4 di partita e poi boom boom boom. Errore comunque inusuale da parte di un giocatore come Pendarvis Williams, il quale è il secondo miglior marcatore di Agrigento a quota 14, c'è un Evangelisti a quota 15, anche se bisogna dire che insomma, l'ex giocatore di Rieti tra le altre cose ha un po' forzato in questi ultimi minuti di partita, un fallo per parte, 8-11 da giocare e Roma Manu che comincia ad avere un buon vantaggio perché il più 9 è il massimo vantaggio della gara. Vediamo se riusciremo ad avere una gestione un po' più oculata del solito di questa partita adesso. Ovviamente l'occhio va anche ai risultati che si stanno evolvendo in contemporanea con questo della Virtus Roma. Il risultato più importante penso per la Virtus è proprio il risultato di Siena in questo momento che sta vincendo contro Treviglio. Però lo ripetiamo, la partita è ancora lunghissima e giuriamo di non dire più nulla perché c'è il player che ti dà l'opportunità di rivedere tutte le partite finita questa per i nostri abbonati, cara Manu, quindi non diciamo altro, non diamo altro, non svegliamo altri punteggi, ma godiamoci questi ultimi 8 minuti. No, lo spoiler dei risultati diciamo noi e quindi si va da Lee Roberts che forse commette infrazione di passi, diamo il forse, infrazione di passi, palla persa un po' ingenua da parte della Virtus Roma che premia comunque la difesa di Agrigento che può portarsi in attacco ancora con Williams contro Aaron Thomas. Williams che nell'ordine ha visto Baldasso, Chessa e adesso Thomas difendere su di lui. Zilli per Ambrosin, ancora il 14, va a attaccare proprio Thomas, poi si alza, il tiro è corto, il rimbalzo è per Tommaso Baldasso che cerca una linea di passaggio, non la trova, poi trova Aaron Thomas. Bisogna ragionare e così fanno i giocatori della Virtus. Ancora il taglio di Thomas dal lato debole,
arriva come una furia e va a timbrare il 72-61 più 11 Virtus Roma. Giuro che gli ho sussurrato non tirare, don't shoot, è andato dentro, per fortuna non si è preso quel tiro poco fa. Vediamo Evangelisti che va dentro, tarantolato su di lui, intanto storie tese tra Zilli e Baldasso. Baldasso ha preso una gomitata in faccia, non fischiano niente gli arbitri, ci pensa Roberts. Manu, 6.55 più 11 Virtus. Momento fondamentale della gara, c'è Pepe sul cubo per quanto riguarda coach Ciani e per quanto riguarda la Moncada, ancora chiamato alla tripla Chessa per azzannare la gara, non lo fa Chessa, lo fa Lee Roberts, padrone assoluto del pitturato, e altro rimbalzo offensivo per la Virtus. Si zingarata di Baldasso, tripla che non è andata, e poi Roberts molto presente a rimbalzo in questa circostanza, molti rimbalzi offensivi della Virtus, tanto Williams va dentro, scarico della Virtus, il quale non si prende la tripla, sposta Thomas, ancora arresto, tiro, errore, lotta a rimbalzo, la palla è di Roma, Manu, e attenzione perché molto saggiamente Thomas non guarda neanche il canestro e decide di ricominciare l'azione d'attacco. E si va fatti da Baldasso, 6 minuti alla fine della gara. Ancora palla in mano al numero 13 della Virtus, che poi si mette in proprio, tripla, c'è quasi rimbalzo di Filloi, stavolta è bravo Williams che sta praticamente facendo tutto dalla parte offensiva a quella difensiva, qua cerca di mettersi in proprio, poi si affida Evangelisti che lo schiaccia a terra per Zilli, partenza di mano destra, c'è un contatto, andiamo a vedere chi viene punito dei tre colpevoli lì sotto. È il numero 10 Massimo Chessa, terzo fallo per lui. Terzo fallo di Massimo Chessa, liberi per il giocatore in maglia numero 13 Zilli, che potrebbe segnare i primi punti di Agrigento in questo ultimo quarto, che il parziale è di 6-0 per la Virtus in questi primi 4 minuti e 21, lo fa Zilli. 74-62 più 12 per la Virtus, che diventa più 11 con il 2 su 2 di Zilli, che va ad accomodarsi in panchina e torna Simone Pepe. Abbassa coach Ciani il suo quintetto, ha bisogno di punti e quindi mette il 40 dentro, che come lo ripetiamo da prima, 18 ne fece nella gara di andata nell'ultimo quarto. Qui c'è un contatto invece ai danni di Tommaso Baldasso commesso da Marco Evangelisti, primo fallo per lui, intelligenza di Evangelisti anche qui in una gara da protagonista, primo fallo al quarto periodo. Sì, Evangelisti ha giocato un gran primo tempo, 10 punti a segno anche se 5 sono arrivati dalla linea della carità, poi ha forzato un pochino, è rimasto anche in panchina Filloi, intanto bello, dai e vai con la schiacciata di Aaron Thomas, Maru. Ottimo lavoro di Filloi, ancora una volta l'assist qui a Brosin, stoppato proprio da Filloi, partita di sostanza notevole quella del 22 della Virtus Roma. Ancora Williams vuole Cannon sotto, trova due punti facili facili, il lob è vincente di Williams per il 76-65 a metà quarto quarto. Ancora Filloi contro Williams, trova Baldasso in uscita contro Pepe, ancora per Chessa, si va nel blocco di Lee Roberts che poi si apre, riceve in questo momento ma viene intercettato il passaggio da Williams, palla Evangelisti per Simone Pepe, arresto, tiro da tre, corto, rimbalzone ancora di Evangelisti e poi c'è un contatto punito dagli arbitri ai danni ancora forse di Massimo Chessa. Così è quarto fallo del Kamikaze, time out Piero Bucchi, come a dire calma e sangue freddo. 4.35. Quarto fallo di chi del Kamikaze? Cocktail? Allora, quarto fallo di Massimo Chessa che è a quota 8. Speriamo che la Virtus non si faccia prendere dalle sue paure e dalle sue frenesie. La partita è lunghissima. Si è segnato poco in questo inizio dell'ultimo periodo, parziale 8-4 per la formazione di coach Bucchi. Non ci sono state tutte le triple di qua, triple di là, la gragnola dei tiri dai 6.75 del terzo quarto. Però mi attendo un all-in di Agrigento, ma hanno adesso con Pepe in campo, con i due americani, con Evangelisti nel tentativo di rientrare. Quindi attenzione perché la gara ancora è molto molto lunga. Andiamo a vedere un po' di punti personali referto, 20 di
Lee Roberts il migliore per la Virtus Roma, seguito a ruota da Aaron Thomas con 18 e 12 di Aristide Landi. Per quanto riguarda invece la squadra di coach Ciani, ci sono i 15 punti di Evangelisti, 14 di Williams e i 13 di Cannon, con gli 8 di un Simone Pepe da tenere in estrema calma e estrema considerazione, visto i 4 minuti e 35 che separano la sirena dei 40 in questo momento. Ci sono due liberi, anzi rimessa scusate, per quanto riguarda la Moncada, affidata proprio a Ambrosin. L'uscita dei blocchi di Pepe, che va a ricevere in questo momento, non ha lo spazio per tirare perché è franco bollato da Aaron Thomas, e allora si va da Cannon contro i Roberts, che gli sporca il pallone sull'ennesima finta e va a rubare un possesso fondamentale, possibilità di allungo ancora per la Virtus con Tommaso Baldasso. Si va da Chessa, si va da ancora Roberts, fronteggia il canestro contro Cannon, lo scarico, non look per Giuliano Maresca, il tiro del capitano che si arrampica letteralmente sul ferro, e sono altri due punti per la Virtus. Bene anche il capitano qui, molto bravo, veramente si è preso l'iniziativa. Chessa con quattro falli in campo, attenzione alla difesa adesso di Baldasso, di Evangelisti, quale non è più lucido però come poco fa. Sotto canestro succede di tutto, vola a terra un giocatore della Virtus, fischiano gli arbitri sull'errore Manu di un americano del 5 di Cannon, e c'è un fallo di Maresca. Abbiamo appena finito di tesserne le lodi e credo liberi in arrivo per Cannon. Eh sì, Maresca cadendo ha uncinato letteralmente Cannon, che ha due liberi a disposizione per accorciare questo svantaggio 1 su 1, 78-66 per la Virtus. 3 minuti e 45, 2 su 2 di Cannon, che sfonda quota 14 punti se non vado errato. Si va da Aaron Thomas, ancora per Tommy Baldasso che chiama lo schema. Il blocco è di Giuliano Maresca, che poi si allarga, che poi attacca l'aria, non viene servito. Ancora palla Massimo Chessa, vorrebbe Lee Roberts, non lo trova, ma trova il taglio di un consapevole Aaron Thomas di non essere marcato da nessuno, e allora lì si banchetta come si può. Io non so se questi fossero i programmi dello schema Horns, schema corner chiamato dalla Virtus, però sicuramente il risultato è stato eccezionale. Qui palla quasi persa di Evangelisti, gli arbitri fischiano un fallo addirittura a Baldasso, quarto fallo di Baldasso pure per lui. Forse c'era più palla che pelle in questo caso, però tant'è, due liberi a disposizione per Evangelisti a 3 minuti e spiccioli alla fine di questa gara, ricordiamola, decima giornata di ritorno, la 25esima giornata di questo girone ovest di Serie A2. Intanto Evangelisti fa 1 su 1 e accorcia sull'80-68 per la Virtus. Vediamo se segna anche il secondo, così è, e quindi Virtus che rimane più 11 a 3 minuti in questo istante dalla fine. Baldasso accelera, raddoppiato da Ambrosini che forse commette fallo ma non viene fischiato, stavolta sì, esagera il numero 14 e viene prontamente punito dalla terna arbitrale. Nel quarto fallo anche per Ambrosin, deve accelerare un po' i tentativi e l'aggressività in difesa Grigetto, magari fare spendere anche i falli per andare in bonus e tagliare insomma un po' i tempi della partita, perché Roma può incominciare a giocare un pochino col cronometro. Da tre punti sbaglia Baldasso, poi sotto canestro fallo commesso dal numero 11 Pendarvis Williams su Roberts. Vediamo cosa... No, il fallo invece è di Cannon. È di Cannon, chiedo scusa. Terzo fallo di Cannon. Eloquente il gesto di Lee Roberts. Si rimane qui. Si rimane sotto il canestro avversario. Palla per Giuliano Maresca. Uno contro uno su Pepe. Bellissima penetrazione del capitano. Cambio di mano sotto le gambe. Due punti facili per il numero 9 Virtus. 82-69. Traguardo più vicino per quanto riguarda la Virtus, che va a recuperare un altro pallone e spara Lee Roberts in contropiede, stoppato dal ferro
troppa veemenza stavolta per il 24. E allora Williams, schiacciato a terra per Cannon che può tirare, lo fa, ma non trova il fondo della retina, trova il ferro corto. E allora Roma al piccolo trotto si riporta in attacco. Due minuti alla fine sul più 13. Ancora Aaron Thomas, il blocco di Lee Roberts, ma Thomas si mette in proprio e ormai è capace di vedere il canestro come, non lo so, un appartamento a 100 metri quadrati. Sì, è dal finale del terzo quarto, da 8 che ne aveva segnati nel primo tempo, è salita a quota 22, miglior marcatore della Virtus, bene così. Tanto Evangelisti sotto canestro non riceve, 1,37, ma direi che è la resa di Agrigento. Bandiera bianca alzata da Agrigento, lo sguardo di coach Ciani la dice lunga sull'impatto in questo terzo e quarto periodo dei suoi. Ancora Baldasso che cerca di mettersi in proprio, poi si affida a Aaron Thomas e si affida a Roberts che si gira e cerca di arrivare al ferro. Fallo di Williams, altri due liberi in arrivo per il numero 24 Virtus. A 1 minuto e 17 possiamo già chiudere una partita che la Virtus ha fatto su, Alessio, nel terzo e quarto periodo. Contrario di quello che è avvenuto in altre occasioni dove Roma andava in crisi proprio nel terzo e quarto periodo, meglio così. Adesso non stiamo a parlare di una chimica di buchi o fesserie del genere, perché non sappiamo neanche cosa accade in allenamento. Vittoria che poi conta il giusto, ma sicuramente dà un attimino un po' più di fiducia a questi giocatori che, ricordiamo, sono indirizzati ad un finale di stagione abbastanza lungo e abbastanza ricco di tensioni, diciamo, sotto un profilo anche sportivo. Intanto ricordiamo i prossimi appuntamenti per la Virtus Roma, che è chiamata domenica 25 alle ore 17 in casa della Remer Treviglio, e poi si tornerà qui nel sabato pasquale, quello del 31 marzo, contro Biella alle 20:30. Qui altra recuperata per la Virtus affidata alle mani di Tommaso Baldasso, 56 secondi sull'85-69, Virtus che trova il suo 15° e 16° punto in classifica, che smuove comunque dopo una penuria di punti la sua classifica personale, come smuove ancora Lee Roberts il suo tabellino, 23 punti per lui, gara sontuosa quella del 24. Molto bene i due americani, 45 punti in due sugli 87, intanto la tripla di Ambrosini che torna a segnare dalle 6:75 dopo la carestia durata a lungo per lui. Insomma, bene Manu la Virtus, vittoria che speriamo gli dia un po' di morale verso i play-out, chissà. E tanto Roberts cerca anche di motivare il palazzetto che risponde in applausi per questa vittoria. Baldasso da tre, rimbalzo ancora di Roberts, qui ovviamente non si gioca più, Roberts segna l'89-72, che è poi il risultato su cui suona la sirena dei 40 minuti. Vince la Virtus Roma, chiamata la prossima domenica a giocarsi tutto in casa della Remer Treviglio, ore 17. Si tornerà qui sabato 31, il sabato pasquale, alle 20:30 contro Biella.